Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Finalmente abbiamo finito tutte le strutture di Happy Home Paradise e siamo arrivati all'evento segreto, ragazzi. E come avete letto dal titolo, il concerto segreto di KK. Sapevo di questo concerto, ma ho sempre evitato spoiler, quindi in realtà ero a conoscenza dell'evento, ma non so quello che succede all'interno dell'evento, non so come si svolge l'evento e lo stiamo per scoprire insieme. Mamma mia, sono emozionata perché è da 2 mesi che evito spoiler, ragazzi, e finalmente siamo arrivati all'obiettivo finale di Happy Home Paradise, quindi completare tutte le strutture e fare questo evento segreto. Ma ci tengo a precisare che la serie non finirà con il concerto segreto, anzi molte cose verranno sbloccate dopo questo concerto e quindi continueranno ad uscire tantissimi episodi di Happy Home Paradise. Miglioreremo le case già fatte e cambieremo tantissime cose. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e iniziamo subito perché ragazzi non vedo l'ora, quindi andiamo, Casimira ci vuole portare nel luogo dove si terrà l'evento. E sono proprio curiosa, raga. Eccoci arrivati. No, vabbè, ma che belli. E quelli chi sono? C'è anche Sasha. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cosa sta succedendo? KK DJ. No, è bellissimo. No, vabbè, raga, cioè, lui che arriva... No, bellissimo, lui che arriva così, nel mare. No, non ho parole, si sono superati. Non ho decisamente parole. No, vabbè. Bellissimo. Troppo bello, non ho parole, raga. Ma che figa questa nuova emozione. Penso che sia una nuova emozione. E siamo diventati designer celebre. Uno screen ci sta. No, che belli, tutti che ballano. Faccio un sacco di screen perché mi piacciono tantissime le cose. Adesso ci fanno vedere tutte le case che abbiamo fatto. Oddio, ci sono anche quelle vuote. Queste sono quelle più belle. Ah, dice anche chi sono i dipendenti. La casa da brividi di Carmelo. No, è bellissimo, raga, ovviamente ci guardiamo tutto il video. Nella vita vorrei cantare come KK. Un rifugio per orsacchiotti è stata la nostra prima casa. Poi abbiamo la casa di Rachele. Una tana di misteriosa magia. Un faro come tana vuota. Polifuffolo. Un bagno di eleganza. Ragazzi, questa è la casa che abbiamo fatto in live della casa gabinetto. Ah no, questa è la prima casa. Una sala per letture rilassanti. E poi la Fufotic, ragazzi. Manager Carmelo. Comunque è troppo bello. Voglio KK che mi canta. Invece di cantare in piazza, voglio KK così che mi fa il DJ. Grazie. Mi sciolgo, mi scendo una lacrimuccia.
e scende una lacrimuccia. Bellissimo, questo finale epico, e sono contenta di non essermi spoilerata nulla, perché davvero ho evitato tutti gli spoiler nonostante sapessi del concerto. Se ho ballato, certo che sì. Mi domandavo, chi è quel tizio sulla piattaforma galleggiante? Gilbertuccio, ma come fai a non conoscerlo? È il famosissimo DJ Kiki. Da quando è diventato un DJ? Mi sono persa qualche cosa. Allora, era lui la tua conoscenza, Gedeone? Vedi, Gedeone conosce persone importanti. DJ KK è un mio amico. Incredibile! Allora potresti forse procurarmi un suo autografo. E chi l'avrebbe mai detto, Gedeone? Conosci gente famosa? Io sono famosa. Cioè, almeno mi considerate. Però siete infami. Comunque, mi fa piacere che l'evento sia stato un successo. Bene, ben detto. Ma ciò non vuol dire che il nostro lavoro sia finito. Dobbiamo continuare a offrire case vacanze e portare i nostri clienti in un angolo di paradiso. Casa dolce casa. Ho ballato troppo e ora ho male dappertutto. Comunque, perdona il ritardo. Ecco ciò che ti aspetta per il progetto della boutique 25. Avete capito, sto facendo fuffi points, abitudine. Ho lasciato degli articoli per il festival musicale alla boutique. Grazie Gedeone, perché non vai a dare un'occhiata alla boutique? Assolutamente sì, prendi il resto della giornata libero e divertiti un po'. Oh yes, ballare con energia è il miglior modo di esprimere se stessi. Ti consiglio vivamente di provare. Oh yes, abbiamo anche sbloccato le emozioni segrete. Ragazzi, emozioni segrete sbloccate e adesso si balla come si deve. Raga, adesso sì che ci siamo. Allora, oh, ma quante ne abbiamo sbloccate? Salto, così, ok, quella che abbiamo visto. Bellissima. Poi abbiamo sbloccato danza destra. No, vabbè, bellissimo. Queste ci volevano proprio. Danza a sinistra, che è la stessa cosa. Bella, bella, molto bella. Questa, vabbè, va tipo a ritmo. Poi abbiamo danza delle braccia. Ah, finalmente si può ballare su Animal Crossing. Cavolo, tutte le volte che ho inventato tipo qualche video particolare dove la gente ballava, che facevano tipo, non facevano niente. Ora finalmente possono ballare. Twist! No, che bella questa! Questa è troppo bella! Aeroplano, va bene. Grazie Casimira, stai contribuendo al video. Poi abbiamo marcia sul posto. Carina, carina, molto carina. Bella, anche questa carina. Wow ragazzi, quindi se volete sbloccare queste nuove emozioni segrete dovete sbloccare l'evento, quindi dovete arrivare fino alla fine e automaticamente riceverete queste nuove bellissime emozioni. C'è ancora musica ragazzi, andiamo a ballare! No vabbè, bellissimo! No, bellissimo ragazzi, ho ballato e mi sono divertito talmente tanto che ora non ricordo più come fare a fermarmi. A volte le cose si aggiustano da sole, ero in ritardo eppure ce l'ho fatta ad arrivare al festival in tempo. Ma ragazzi, andiamo un attimo alla boutique perché Gedeone ha lasciato qualcosina, quindi andiamo a scoprire cosa. Ciao Carmelo! Troverai un sacco di articoli adatti al festival qui alla boutique. Ovvero, tipo questa canotta, posso comprarla così. La maglietta evento CV. Ti viene a costare... Ok, la compriamo. Grazie mille. Quindi praticamente ci sono degli articoli esclusivi per l'evento. C'è anche un'altra maglietta. Ah, c'è anche la bandana. Bellissima, ma no... Ok, posso comprarla. No, non la posso comprare. Perché non c'è spazio. C'è anche la gonnellina. Questa forse ce l'avevo. La prossima volta ricordatemi di lasciare spazio. Compra anche questa. Bellissima, tipo la collana. Molto molto bella. Avrei comprato la bandana, ma non riesco a comprare la bandana. Mannaggia. Non posso spostare nulla purtroppo. Ma non è che posso comprare qui? Cioè no, aprimi il catalogo, scusa. Il festival musicale è un evento grandioso che si tiene in spiaggia e sta avendo
luogo proprio adesso. Andiamo a ballare! Ma sarebbe un peccato perderselo. Invitiamo i clienti e andiamoci tutti insieme. Ok, torniamo a ballare. Oggi si balla, fiesta! Di nuovo, ok, adesso però ho portato Carmelo. Comunque, ah, ci sono solo i clienti però. Sì, però no, di nuovo non me lo rivedo il video. Però che sono carini, mi vado veramente tanta tenerezza. Hanno tutti la bandana che io non sono riuscita a comprare. Che giustizia. Non è giusto. Volevo pure io la bandana. Sono tutti cringe. E niente ragazzi, come vi ho detto nel precedente episodio, abbiamo costruito tutte le strutture. Abbiamo raggiunto le 30 case, ma questo non significa che smetteremo di giocare. Anzi, sbloccheremo tantissime nuove novità nei prossimi giorni e continueremo a decorare tantissime case, perché fare il concerto non significa concludere il gioco. Diciamo che abbiamo sbloccato tutto e adesso abbiamo via libera per fare qualsiasi cosa all'interno di Happy Home Paradise. Ma non significa che il gioco è terminato, perché possiamo modificare veramente tantissime cose, rifare le strutture, fare ancora nuove case. E io ho intenzione di farvi tantissime nuove case, ragazzi. Quindi per oggi è tutto, mi godo l'evento. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!